Ma è cruda, è cruda. Eccola, se è cruda non la mangiamo. Lasciacela a noi, così ce ne mangiamo più noi. Il caffè per me, grazie, sì. Oddio mio! Remember to be or not to be. Grazie, mia cruda. Amici di Bracimi Ancora, siamo a Panzano in Chianti. Panzano in Chianti è un minuscolo paesino nel cuore del Chianti, famoso fondamentalmente perché qua c'ha la macelleria Dario Cecchini. Allora, per chi non lo sapesse, Dario Cecchini è il macellaio più famoso d'Italia, se vogliamo pure più famoso del mondo. Cecchini, ragazzi, è così famoso che Netflix gli ha addirittura dedicato una puntata di Chef Table, stiamo a capire. Allora, io sono venuto qua 8 mesi fa, ho fatto una mega intervista lunga a Cecchini, ma non ho mangiato qui. Molti di voi mi hanno detto: sì Michele, ma come sei mangiato a Cecchini? Ve lo raccontiamo oggi. Praticamente questa è la piazzetta centrale di Panzano in Chianti. Sta via qua è la via dove c'è la macelleria di Dario. E mo andiamo. Lo vedete questo palazzone a strisce orizzontali bianche e rosse? Ecco, questo è il quartier generale di Dario. Com'è la situazione? La situazione è strapieno, dalle facce ci stanno pure parecchi turisti. Questa macelleria è la quintessenza dell'ospitalità, perché tu entri, come varchi la porta di questa macelleria, a parte c'è un'atmosfera molto simpatica, molto bella, ma la prima cosa che salta al naso è l'odore del lardo, perché ci sono dei crostini già pronti e c'è il fiaschetto del vino. Io faccio così, vabbè, non esagero, dai. Una cosa normale per la colazione. Eccoci, siamo arrivati. Ciao Dario, ciao, buongiorno. Ciao. Ma cosa si mangia dai Cecchini? Dal Cecchini si mangia l'esperienza del convivio, prima di tutto, perché la carne e il cibo è un mezzo, il convivere, il vivere insieme, quindi grandi tavoli condivisi con un menù fisso tutto uguale. Io dico scherzosamente si paga la sedia e poi il cibo e le bevande sono offerte. Ma si mangia l'esperienza del macellaio, 8 generazioni di macellai, mezzene, solamente animali interi rigorosamente allevati bene nel Parco Nazionale dei Pirenei, come tutti sanno, tenuti a riposare nelle mie celle per perlomeno 20 giorni e tutti i tagli che il macellaio, io, Dario Cecchini, ho imparato a fare alla griglia. Quindi diventa un'esperienza e un curriculum di carne per cui uno impara l'arte di usare tutto bene dal naso alla coda. E spiegami una cosa, perché io queste bistecche che vedo qua da te non le vedo tanto in giro? Perché l'etrusco lo trovi nella macelleria Cecchini. Io spero anche che lo troverai da tante altre parti se imparano a farlo. L'etrusco tagliato dal quarto anteriore, protetto dalla spalla, reale e cancello, come si direbbe nel gergo dei macellai, è il taglio nobile della macelleria. Oggi siamo un po' raccomandati perché questi sono i nostri posti. Uno e due. Di fronte alla griglia, di fronte alla carne, di fronte al ceppo. Grazie Enrico che ci hai riservato questi due posti. Paola ha la faccia felice. Enrico, oggi alla griglia ci stai te. Dice un po' che se mangiamo. Allora, vi mangiate per inizio una tartare che arriva dalla cucina. Tartare di culo? Tartare di manzo, no? Tartare di manzo. Battuta a coltello, buonissima. Poi abbiamo il carpaccio di culo, che è questo taglio qua, che è la punta di scannello, che è meravigliosa, viene scottata sulla griglia, è tagliata a fettine fini, all'interno bella rossa, e è meravigliosa, condita con un po' di profumo del Chianti. Bravo. Che è la nostra droga micidiale, spaziale, e olio che in Toscana non manca mai. Benissimo, poi ci abbiamo. Poi ci abbiamo in seconda battuta l'etrusco. La che bistecca che c'ha, sì, di cui ci ha raccontato Dario. Che ve l'ha raccontato Dario sotto, In terza battuta abbiamo la pancia. Questa è pancia che viene cotta a bassa temperatura per una notte intera in forno. E poi finita sulla Finita sulla griglia per fargli un po' di crosticina. Ci sta. E un po' che è buonissima. Dopo la pancia passiamo alla panzanese. Taglio panzanese, abbiamo due tipologie di taglio panzanese. Abbiamo una bavetta. Bella. Questa è bavetta. Mamma mia. Bavetta di anteriore, buonissima. Bavetta. Che è strepitosa. E poi? E poi abbiamo noce grassa, panzanese di noce grassa, panzanese di scannello. Vabbè. Sono queste due. Dopo la panzanese, patata al cartoccio con il burro del Chianti. Sì. E bistecca alla fiorentina. Vabbè. Fiorentina o costata.
Dipende da quello che abbiamo. Ok. Questo è un menù da 50 euro. 50 euro. Ok, vino no limits, da quanto ho capito. Vino, il fiasco, se manca lo rimettiamo. C'è il refill. C'è il refill. Perché, amici di Bracimi Ancora, questo è il menù da 50 euro, poi ce n'è uno da 40 e uno da 30. 30 sì. Questo ovviamente è the best solution. Sì, questo okay. È il migliore. E sì. Noi proviamo questo, va bene? Grazie. Ammetto che quando arrivate qua, ragazzi, la vostra attenzione è rapita da mille elementi. Però fateci caso, alzate il piatto, togliete i bicchieri e le forchette e gustatevi la tovaglietta. Perché nella tovaglietta che trovate qua, da Cecchini, ci sta praticamente una lezione di anatomia animale, un piccolo compendio di gastronomia carnivora. La cosa particolare, Michele, scusa, è che loro ci danno il loro nome, no? Il sushi del Chianti, che sarebbe un piatto che noi andiamo a mangiare. Poi tu vai al 5 e vai a vedere loro dove da lo dove? Prendono, no? Esattamente, bello. Ok, la cosa che mi fa ridere di più, aspetta, vabbè, ramerino in culo, e infatti vedi, sta proprio nella zona e insomma, usano anche dei termini molto accattivanti. Carne diem, sempre! Oh, mi piace! Qui siamo! Grazie. La macelleria Cecchini, bracciami ancora! Sono le 12.45, noi già ci siamo posizionati e sta cominciando ad arrivare, diciamo, l'altra ospite della giornata, no? Condivideremo insieme a loro questa mega tavolata. Di quanti posti sono, Paola? Allora, guarda, fai un veloce calcolo. 6, 7, 8. Siamo 30. 12.46. Qualcosa è già stato posizionato sulla griglia. Quello è il famoso carpaccio di culo. Che viene fatto proprio con la parte più posteriore dell'animale. E mi spiegava il grigliatore Enrico, che tra l'altro è stato il nostro cicerone, che loro lo vanno a grigliare, poi lo taglia sottile davanti a noi e lo condisce con olio toscano e un poco di sale. Quindi gli dà quel tocco di brace. Quindi c'è del culo sulla griglia. C'è del culo sulla griglia, te l'ho detto adesso, perché poi quello lo taglia finita. Potrebbe essere il titolo del video, c'è del culo sulla griglia. Cioè il tavolo d'onore, che raccomandata. Sì, è. Che raccomandata, guarda, sei proprio raccomandata. Sai. Raccomandatissimo. Michele, diamo l'esempio, che qua nessuno inizia a bere. Uno. Ah, tu ci hai messo l'acqua. Allora sì, se mi riempi questo, grazie. Mamma mia, lui fa lo chic, capito? E viva il fiasco sociale, cin. Yuhu. Faccela vedere bene. Tirala su. And a standing ovation for Enrico! La tecnica che usa lui per cucinare la carne ha fatto andare la brace a mille e poi la ricoperta di cenere, perché quella noi la andremo a mangiare come quarto piatto, capito? Quindi la cucina molto lentamente, ok? È quasi una CBT sulla brace. E quello come taglio, essendo il chuck roll, no? Sì. La costata, tendenzialmente un po' più sanguinolento, quindi c'ha bisogno di una cottura un po' più lenta e ci vuole un po' più tempo. Il pranzo vero e proprio, l'esperienza carnivora vera e propria qui da Cecchini, inizia con l'arrivo del sushi del Chianti. Allora, ragazzi, questa è una tartara a tutti gli effetti che viene condita personalmente da Dario Cecchini, e questo è un suo condimento. Dall'odore si sente la predominanza di aglio, cioè della paprika, cioè del prezzemolo tritato. Loro lo chiamano il sushi del Chianti, ma si può definire una tartara a tutti gli effetti. Per non si sa quale mistero, la prima fetta di carpaccio di culo finisce a Paola. Grazie, okay, grazie, ma vi eravate messi d'accordo voi due? No, non è vero, mi sto solo simpatica. Ragazzi, qualcuno potrebbe dire, ma è cruda, è cruda. Eccola, se è cruda non la mangiamo, lasciacela a noi così ce ne mangiamo più noi. Ma è cruda, ma è cruda. Non capisci niente, perché questo va servito così. Paola, com'è? Dal carpaccio ti aspetti il concetto di freddo. Sì. Qua non ce l'hai perché un po' di calore al cuore è arrivato. Il carpaccio firmato da Dario Cecchini. È buono, posso dire. Il bello di questo posto, secondo me, è che non è che c'è scelta di 10 tipologie di razze. No. Te siedi e mangi quello che
Dario ha deciso che vi mangiate. Non esiste la bistecca più marezzata, la bistecca marezzata, esiste la selezione di Dario Cecchini e la sua idea carnivora. Oggi Paola palesemente raccomandata, in questa sala siamo circa 50, l'etrusco, il bisteccone ha un osso solo, indovinate a chi è andato l'osso? Non a me, non a nessun altro, è andato a Paola. Raccomandata. E da mortacci quanto è buono? Me lo fai assaggiare? Voglio assaggiare? Sta Senti. No, non lo assaggi perché tu ti freghi sempre tutti gli ossi. Fammi assaggiare l'osso. Perché qua ragazzi, se siete bravi e fate l'occhiolino e la faccetta giusta al grigliatore, vi arriva l'osso. Ed è un gran mortacci quanto è buono. Buon appetito a tutti, grazie. Grazie. Stare in questo posto, ragazzi, è una ficata pazzesca perché state di fronte al grigliatore, cuoce, si gira, si mette sul tagliere e taglia la carne, la mette sul piatto e poi parte il cameriere a servirla ai tavoli. È uno spettacolo pazzesco. Io un'emozione del genere l'ho provata in vita mia solo quando Totti faceva gol. È arrivata la pancia, ragazzi, guardate la cottura, non è al sangue perché è una cottura molto lenta. Per farvi capire, ragazzi, vi arriva la pancia e ha una tenerezza mostruosa. È tutto collagene, guardate. È una cottura molto lenta. E praticamente si disintegra in bocca, vedete? Molto. Un po' morbiduccia, morbiduccia. Come deve essere cotta una pancia. Il richiamo sulla brace, ragazzi, fa chiudere il cerchio della perfezione di questo prodotto gastronomico, di questo taglio particolare che non si trova tanto in giro. Pensando sia il tonno. Infatti, è vero, assomiglia al tonno, giusto? È saporita, la devi masticare di più, è cotta bene. Devo dire, i succhi sono rimasti. Nel caso specifico, all'interno della panzanese, questo è il taglio della fesa. Tra una bistecca e l'altra, ragazzi, arriva una bella patata nel cartoccio sulla quale dovete generosamente mettere questo, il burro del Chianti, ovvero sia del lardo. Vi posso assicurare che il risultato finale è molto molto godurioso. Dove vai Enrico? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Signori e signori, gentili ospiti, grazie di essere qui e benvenuti all'Officina della Bistecca! Ecco un assaggio di tartar, carpaccio, panzanese, pancia e etrusco. Ecco a voi la costata alla fiorentina! E ricordatevi sempre, remember, to be or not to be. Buon appetito a tutti, grazie. Vuoi l'ossino nella costola? Vai Paola. Che costola, fai? Dai. Sei fortunata oggi, eh? Oggi hai visto, tutto per me. Oggi sei fortunata, ragazzi. Direi sa faissimo. Dai, guarda, guarda com'è geloso. Perché lui è geloso? Io lo so che è geloso. Dammi l'osso, dammi l'osso. Dice Michele, com'è la bistecca mangiata da Cecchini? È una signora bistecca. Scordatevi, diciamo, il sapore del grasso giallo. Scordatevi le carni ipermarezzate. Questa è la classica bistecca che te ne potresti mangiare anche 3 kg. Perché è una bistecca basica, ok? La brace, cottura semplice, fa il resto, un filo di sale, un filo d'olio, un po' del loro sale, un po' del loro profumo del Chianti, la rende decisamente ghiotta. Questa è l'idea di Dario Cecchini, questa è la bistecca di Dario Cecchini. Venite qua,
vi dovete fidare di lui. E vi posso assicurare che per 50 euro, ragazzi, stiamo mangiando davvero tanta, tanta carne. I nostri vicini di tavolo sono due ragazzi di Taiwan. Hi guys! Si sono appena iscritti al canale. Thank you very much, ok? Enjoy your time in Italy, ok? Thank you, bye. Stiamo a conquistare il mondo, stiamo a conquistare Taiwan, dammi altri 2-3 mesi la conquisto tutta. Poi passiamo al Giappone e poi puntiamo alla Cina, va bene. Caffè per me, grazie, sì. Oddio mio! Non me l'ha fatta assai. Sono cascata come una brocca. Ti hanno fatto uno scherzo. Sapevo che... No, dai, ah. E quando pensi che il pranzo sia finito, ed è proprio lì che ti sbagli, perché guardate cos'è arrivato. Torta all'olio. Questo è il classico panettone fatto con uova, zucchero, olio di semi e un po' di scorza di limone. Assaggiamola. Classico. Ragazzi, questa torta è safaissima, punto. Ti ricorda la torta della nonna. Quella là, il panettone della nonna. Caffè, quello della moca. Finale perfetto. Se siete delle vere cinture nere, ragazzi, a fine pasto prendete la torta all'olio e la immergete nel caffè. E chi l'avrebbe mai detto che qui da Cecchini avrei mangiato pure il dolce buono. Cara Paola, sono le 16:40. Abbiamo praticamente trascorso dentro a quel ristorante di Dario 4 ore. Senti, conclusioni. Per me è stata una grande esperienza sotto 3 punti di vista. Gastronomico, perché ho mangiato bene, carne buona, cotta molto bene. Dal punto di vista filosofico, perché mi è piaciuto immergermi nella filosofia di Dario Cecchini, che ripropone in maniera, direi, perfetta a tavola. E poi pure ludico goliardica, perché mi sono ammazzato dalle risate. Le mie aspettative sono state superate altissimamente. Lui è una persona davvero speciale. Ci torneresti? Qua? Sì. Ma no, io rimango qua direttamente. Perfetto. Se vuoi, vado a chiedere se c'è una stanza per me. Qui è... Ciao Michele. Perfetto. Ciao, ciao Paola, ciao. Bene amici, di bracciami ancora. Questo video si conclude qua. Sono stanco. Questo video si conclude qua. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Lo sapevo che facevi la finta e che tornavi. Vabbè, sì. Dai, che c'è la salita su. Vuoi che vada a prendere la macchina? No. E tu mi aspetti qua? Sicura? Allora Michele, questo è il taglio dell'etrusco. Sì. Fai conto che qui finisce la costata, siamo nel quarto anteriore, il collo e la testa da questa parte qua. Il taglio dell'etrusco sono le 5 coste nobili del quarto anteriore. Tanto per spiegarti, qui sopra, questo pezzo qui, le costole, sono il costato, è protetto dalla spalla, sono sotto qua. Perfetto. E queste sono, è il simbolo del si può fare, cioè che si può passare dalla steakhouse all'all cow house, come direbbero gli americani, vedi? E questo è il nobile etrusco, volutamente chiamato così, perché siamo in Toscana e tradizione è tradizione, si viene dagli Etruschi.